incontrati nelle città, nelle piazze, nelle strade, ci siamo chiesti: ma chi sono? Perché cantano, ballano? Che cosa predicano? Che religione è? Beh, oggi entreremo insieme nel mondo di Hare Krishna, forse una delle religioni più misteriose al mondo. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Ciao Caterina. Pronto? Pronto. Ah, ciao Giuseppe, ciao. Ciao, guarda, ti volevo avvisare che siamo leggermente in ritardo perché ci hanno tamponato. Però... Oddio, veramente? Sì, sì, non ti... tutto bene però, solo una ammaccatura, ma stiamo arrivando. A dopo, ok. A dopo. Grazie, ciao. Iniziamo così questo nuovo episodio con una bella scarica di adrenalina inaspettata, perché una persona ci è venuta addosso ed è scappata. Quindi speriamo che le persone che stiamo andando a incontrare adesso ci facciano una mega benedizione, perché stiamo andando a incontrare Hare Krishna, delle persone che credono in una religione molto misteriosa, e oggi andremo a incontrarli. La storia del movimento Hare Krishna è molto particolare, perché parte tutto in India solo 100 anni fa, dall'intuizione di un induista nato a Calcutta, che si proclama Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dichiara di aver ricevuto dal suo grande maestro l'ordine di diffondere nel mondo questa nuova scienza spirituale. E così nel 1965 arriva negli Stati Uniti, dove le sue parole trovano terreno fertilissimo tra gli hippie di New York, affascinati da questa riflessione spirituale e uno stile di vita vegetariano, pacifista e che si discosta dal puro materialismo statunitense. Da allora la crescita è stata esponenziale e oggi al mondo ci sono circa 20.000 membri che venerano Krishna come dio di qualsiasi fede monoteista. Stiamo andando a vivere con gli adepti del Tempio di Vicenza, uno dei centri Hare Krishna più importanti d'Italia. 900 metri all'arrivo per Prabhupada Desh. Ciao Caterina. Ciao. Scusa il ritardo. Niente, Hare Krishna. Ti abbraccio. Ciao. Piacere di conoscerti. Piacere altrettanto mio. Per avvisarvi che stiamo entrando, no? Sì, perché questa è la sala, diciamo, principale della struttura del tempio. Per qua ci sono le divinità, il luogo centrale. È come quando noi ci annunciamo, quando stiamo per entrare in una sala dove c'è qualcuno di importante. Allo stesso tempo, nella sala del tempio, annunciamo che stiamo per arrivare, perché qua dentro ci sono le personalità più importanti. La più importante è la recita del mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, che bisogna ripetere 1728 volte al giorno. È una statua, pensavo fosse un uomo. E invece no, è la statua a misura naturale di Sua Divina Grazia Swami Prabhupada, presente in ogni tempio del mondo. Hare Krishna. Io quando sono entrato... Alla fine è vero. È vero. Ci rappresenta Prabhupada, ci rappresenta proprio la divinità, quindi se tu ti metti vicino senti proprio l'energia che arriva. Di qua ci sono i dormitori. Questo qua sì, è il dormitorio degli uomini. Perché siete divisi, no? Sì, sì, comunque ospitiamo anche tante persone. Nel tempio gli adepti dormono separati, anche se sposati, perché uno dei voti a cui attenersi è la castità e il sesso deve avere fini esclusivamente procreativi. Quindi una volta fatti i figli... E in teoria si dovrebbe impegnarsi in quell'attività lì solo con il fine di procreare, non per provare piacere, okay, fine a se stesso, ecco. Yes! E lui è Krishna? Sì! Bambino? Sì! E perché è blu? Ha la pelle colore di una nuvola carica di gioia. Ah. E lui è il fondatore questo della religione. Questo è Siddha Prabhupada, quello è il mio maestro spirituale, Narayana Swami. Qua c'è il mio passatempo preferito. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare. Abbiamo anche la buonanotte. Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare. Bravo. Meraviglioso. Mi spiegava mentre mangiavamo Massimo che alle 5 c'è il risveglio delle divinità. Sì, vengono aperte le tende. E quindi sì. Ci, dai, vediamo, le divinità vediamo. Vengono svegliate un momentino prima, perché vengono prese dal lettino e vengono messe sull'altare. Sì. Al loro posto, insomma. No? Cioè le statue vengono prima sdraiate, cioè sì, adesso sì. Sono sdraiate. Sì, 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 sì. Hare Krishna. Arrivo. Ciao. Ciao, ciao. Un po' confuso perché cioè praticamente le statue adesso stanno dormendo, nel senso le hanno dovute, e credo che gli mettano una sorta di pigiama e poi domani mattina le risvegliano, però non possiamo riprenderlo perché chiaramente è un momento molto molto intimo, come se fossero delle persone vere, e questo chiaramente è un po' ci metto un attimo, devo capire un attimo, perché io vedo una statua mentre loro vedono una divinità, e quindi sono curioso di vedere cosa succede domani mattina con queste statue. Mi sono dimenticato il pigiama, quindi stasera mi tocca dormire così dentro al sacco a pelo, ma non mi sono dimenticato il mio nuovo compagno di viaggio, che è Erap, la prima e unica borraccia che dà sapore all'acqua grazie all'olfatto retronasale. Per esempio io oggi sto usando questo pod che contiene soltanto aromi naturali estratti direttamente dal limone, e quindi non ha nessuna sostanza chimica, niente calorie, nessuna schifezza dentro, e il mio olfatto retronasale mi fa percepire il sapore del limone quando in realtà sto bevendo soltanto acqua naturale. Io da un paio di mesi che la sto portando sempre in viaggio con me, perché quando sono in giro faccio molta più fatica a bere i classici 2 litri d'acqua al giorno, mentre invece con Erap riesco a berle molto più facilmente perché ha un sapore gradevole, in più evito di bere delle bevande ipercaloriche ed evito anche di comprare delle bottigliette di plastica. Quindi mi fa super piacere condividere con voi il link in descrizione per farvi provare anche voi Erap, e vi lascio anche un codice sconto per bere più acqua e utilizzare meno bottigliette di plastica. Beh, sveglio alle 4 domani, quindi buonanotte. Ogni mattina alle 4 gli adepti di tutti i templi del mondo iniziano la giornata prostrandosi a Krishna e cantando per glorificare il maestro spirituale. Immagino sia nelle sue dimensioni reali, no? È proprio così, dimensioni reali. E quindi ogni giorno voi lo spogliate, lo rivestite, lo lavate? Lui a Prabhupada una volta alla settimana. C'è una domanda che sono sicuro di fare a nome di tutti. Ma perché gli Hare Krishna ballano e cantano sempre? È come se noi, se questo fosse l'altare, come se fosse abbiamo le personalità più importanti, anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di offrire un canto e delle danze in modo da andare a piacere a loro, da soddisfare la loro vista. Ecco, adesso arriva l'acqua, prendiamo questa benedizione. Grazie. Che acqua è? Questa è un'acqua che è stata offerta appunto prima alla divinità ed è si è spiritualizzata. Personale sui santi nomi, sempre il mantra di Krishna. Infatti se vedo ognuno ha in mano un sacchettino, un rosario così di 108 grani. Cioè il doppio dei grani del rosario cattolico. Esatto, sì sì esatto. E poi ogni giorno lo scali. Ogni giorno su ogni pallina recito e 16 giri faccio. Una volta che ho finito un giro
ripeto e faccio un altro. Il mantra ripete sempre le stesse parole, ma cosa vuol dire? Beh, Are vuol dire energia di Dio, mentre Krishna significa infinitamente affascinante. Tulatare iniziano a cucinare per la colazione. Nella cucina delle divinità siamo dietro l'altare e ci sono Massimo e la moglie che stanno iniziando a preparare la colazione. Ecco, arrivo. Buongiorno. È la colazione per le divinità. Cosa vuol dire? Vuol dire le divinità mangiano una colazione abbomate e poi mangiano la sera qui da noi per il momento. Una volta mangiavano anche mezzogiorno, ma non ci sono abbastanza devoti in questo momento per fare anche il pranzo di mezzogiorno. È particolare, no? Dare da mangiare a una statua. Diventa una reciprocazione d'amore. Noi cuciniamo per loro nel sentimento di gratitudine, perché tutto quello che noi abbiamo è misericordia loro. Certo. Ce l'abbiamo solo per la loro misericordia e quindi quello che facciamo cerchiamo di farlo per la loro soddisfazione, di utilizzarlo per la loro soddisfazione. Più noi siamo collegati con noi stessi, con il Supremo, e più siamo collegati con tutte le altre entità viventi. E più siamo collegati con tutte le altre entità viventi, e più siamo felici. Perché questa felicità ci appartiene, è la vera felicità. Questo segno che hai sulla fronte, cosa vuol dire? Questo segno è il Tilak. Questo praticamente rappresenta questa V, sembra una O, ma in realtà sarebbe una V di Vishnu. Vishnu è un altro nome di Dio. Infatti noi siamo anche, veniamo chiamati o gli Hare Krishna o anche i Vaishnava, sarebbero i devoti di Vishnu, che è sempre un nome di Dio. E questa qua è una fogliolina, rappresenta una fogliolina che rappresenta la pianta sacra, quella che avete visto questa mattina. E queste invece sono le statue che venerate? Può sembrare strano, perché noi le adoriamo, mettendole ogni giorno degli abiti nuovi, facendole il bagno, offrendole delle ghirlande di fiori. Offrendo da mangiare. Proprio come per noi sono proprio delle persone vere e proprie. All'inizio per qualcuno, soprattutto all'inizio, può sembrare strano perché scambiano per idolatria. Però non è idolatria. Mentre lui è la vostra grande guida, che ieri mi ha fatto preoccupare perché sono entrato e pensavo fosse una persona vera. Eh sì. E invece... A molti dà l'impressione che sia una persona vera. Ma possiamo dire che lui è il vostro messia? Cioè, sì. Per dare un attimo... Sì. Si può dire sì, assolutamente sì. Prima di venire qui ho letto tantissimi articoli per cercare di prepararmi, però alcuni attaccavano il movimento Hare Krishna indicandolo come una setta. Soprattutto una volta, all'inizio del movimento, c'era questa tendenza che tutte le persone che entravano a contatto con il movimento abbandonassero, tra virgolette, la loro vita sociale e andavano a vivere nel tempio. Questo succedeva perché la coscienza di Krishna, quando li incontri e ti piace proprio, ti dà una gioia così grande nel cuore, un tipo di gioia così elevato che non provi, non si prova nei piaceri che la società ti offre, no? Quindi cosa succedeva? Che questi ragazzi molto giovani, attratti in maniera così forte da quello che il movimento proponeva, abbandonavano i loro studi, i loro lavori per unirsi al movimento, no? Allora cosa succedeva? Che i genitori non capivano, i genitori, le persone incontro non capivano questa cosa qua e superficialmente etichettavano il movimento come una setta, perché c'era questa visione molto, diciamo, non, molto superficiale, che ti prendono e ti portano dentro, no? E invece per te cos'è la felicità? Si prova sempre di questo amore divino, no? Che tutti quanti siamo alla ricerca dell'amore, che alla fine in una maniera o nell'altra tutti quanti lo ricerchiamo, no? Però alla fine rimane sempre un piccolo vuoto, no? Allora un giorno proprio mi ricordo che proprio una preghiera, ho detto ma cos'è il vero amore? E io ho sentito che si è smosso qualcosa, sicuramente la molla che io dico che mi ha portato a incontrare e anche ad accettare, perché poi bisogna anche accettare quelle cose che arrivano, no?
cos'è il vero amore? Il vero amore è l'amore di Dio. Verso Dio? Sì, l'amore verso Dio. È una reciprocazione. Ami Dio con tutto il cuore e Dio ti inonda del suo amore divino. Questa per me è la felicità. Ogni devoto è qui perché cerca qualcosa che non ha trovato nel mondo esterno. Ma tutti hanno dovuto fare grandi sacrifici per abbandonare la vita precedente e dedicarsi totalmente alla venerazione di Krishna. Come Roberto, che prima di convertirsi era un soldato dell'esercito italiano. Alla fine ero un soldato che serviva la patria. Sì. Okay. Qui servo Krishna. Ho cambiato il capo. Sei felice di aver cambiato totalmente la tua vita? Sì, molto. Molto. È come se tu avessi uno zaino, ok, che è pesantissimo, e adesso lo alleggerisci. Non ti ha fatto male perdere delle persone per poi avvicinarti invece a Krishna? Va bene così? Qualche amico non lo sento più. I tuoi parenti? I parenti sì, li sento veramente. Cioè sì. Ti appoggiano comunque? Sì, non fanno wow, ok? Hanno capito che comunque, cioè, perché? Perché mi hanno visto bene, sicuro, determinato, e la persona migliore, quindi non guardano tanto cosa faccio, perché magari è un po' strano, cioè, ballare, cantare, fare, vai a terra, però quando ti vedono che sei una persona umana migliore, allora apprezzo. Finito il servizio devozionale con Roberto, che sarebbe il volontariato che ogni devoto deve fare per la comunità, ho finalmente udienza con la guida spirituale del tempio. Tu prima di diventare presidente, chi eri? Chi è? Prima, diciamo chi ero prima? Prima ero semplicemente una persona che mi piaceva viaggiare, girare. Ho viaggiato molti anni, continuavo a cambiare amicizie, gente, luoghi, viaggiare, però sentivo sempre quel senso di incompletezza, no? Sempre sentiva che mancava qualcosa, anche se facevi l'esperienza godevi un po' di quello che, no? Quello che il mondo dà, diversi tipi di piacere che il mondo dà, ho provato le droghe, ho provato il sesso, esperienze di diverso tipo, capito? Quello che sono i piaceri di questo mondo, non sentivo pienezza in queste esperienze. Cioè io mi sentivo molto più frustrato prima quando le facevo tutte, diciamo, no? Per quel periodo che ho fatto, tutte quelle esperienze, mi sentivo meno soddisfatto di adesso, che non ne faccio nessuna di quelle, ma ho trovato un altro tipo di soddisfazione. Il servizio a Dio, il servizio agli altri esseri viventi. E si tratta di sperimentare un gusto superiore. Se mi dovessi dare un consiglio su come proseguire questo percorso spirituale, cosa mi diresti? In realtà i Veda, i maestri dicono che tutti stiamo cercando la felicità. Questo è un bisogno di ogni essere vivente, è già una chiamata profonda. La nostra natura, dicono i Veda, la nostra natura è felicità. Fino a quando non troviamo quella posizione, siamo sempre incompleti. Quindi è una chiamata naturale. Sono felice di aver avuto la possibilità di immergermi nella vita degli adepti Hare Krishna, sfidando anche i miei pregiudizi. Ho osservato con interesse quanto per loro sia inutile possedere cose o ricercare sempre nuovi stimoli esterni. Non posso certo dire di aver compreso appieno i loro dogmi, ma una cosa è sicura, il loro motto mi è rimasto impresso. Vita semplice e pensiero elevato. Forse, proprio grazie a Hare Krishna, ho trovato un altro indizio per avvicinarmi alla formula della felicità.